Nat Cattelani. È una bella atmosfera quando arriva Nat, perché subito ci porta così in un mondo di dolci meraviglioso. E oggi ci fa vedere una torta alle arance caramellate. Le arance sono di adesso, stagione, e quindi tra l'altro è una torta per tutta la domenica, per colazione. Brava, come un po' tutte le mie torte, no? Esatto. E facciamo quello che dobbiamo fare dalla mattina fino alla sera. Sì, vabbè, senza esagerare, c'è Evelina, facciamo quello. Sai che quando sono Evelina ormai no, io guardi la sono... Oddio, c'è Evelina. Sì, invece no, io sono... poi a casa c'è mio marito, qua c'è Evelina, esatto, dove le posso mangiare le torte? È il marito che appunto è medico, quindi dai. Vabbè, dai, però facciamo una volta ogni tanto la domenica, va bene. Iniziamo a preparare. È vero, Evelina è un inibitore lipidico. Inibitore di grasso. Guardiamo l'Evelina, non si può. Vabbè. No, vabbè. Allora, iniziamo a fare questa torta. Dobbiamo preparare la base, che sarà quel caramello tanto buono che darà poi sapore alle arance. E quindi io in questo tegamino qui, guarda, adesso facciamo così. Che sente oggi c'è una nebbia, vabbè, ormai sì, siamo alla stagione. Lo questa. So, ormai c'è la stagione, esatto, delle nebbie, anche il nostro bosco è un po' annebbiato, esatto. È un po' così, un po' autunno, ma... Ho messo allora, lo zucchero, facciamo il caramello, mettiamo lo zucchero, sai che non mi ricordo più i quantitativi, perché ne faccio talmente tante. Per 60... la salsa caramellata serve 60 grammi di zucchero. Allora ne aggiungo un altro 60, po'. Vedi che lei ha occhio, capisce. Esatto. 60 di zucchero e 30 di burro. Esatto. Okay. Allora mettiamo lo zucchero a sciogliere sempre con un goccino d'acqua, così lo possiamo controllare un po' meglio. E poi dobbiamo aspettare che questo caramello. Dai, cioè, diventi caramello. Lo curo io. Allora, acqua e... scusami. Zucchero e acqua per ora, no? Poi prendiamo le arance e le andiamo a tagliare, così ci portiamo avanti. Prendiamo due arance, naturalmente utilizzate dalla buccia biologica, quindi che siano arance biologiche, così possiamo utilizzare anche la buccia. Se non piace, perché magari qualcuno teme, no, il risultato un po' amarognolo, sai, però è buono, la marmellata d'arance ha un po' il gusto amaro. Se no toglie la buccia. Però altrimenti toglie la buccia. Sta molto bene perché fa colore, anche questa cosa, insomma, è piacevole, no? Quindi si fanno delle fette così. Sì, tagliamo delle fette, circa, insomma, due arance, se sono piccole forse anche tre, però insomma voi vi fate le vostre fettine, una l'ho già affettata e poi la tagliamo a metà. Scusa, come ha scritto torta alle arance caramellate? Che ho fatto? Ha fatto avevo il verde, è un ragazzo fantasioso. Molto. Come si dice ai bambini di 8 anni, più o meno. Molta fantasia. Allora tagliamole a metà e ci siamo, queste qui le poggiamo qui e occupiamoci del nostro caramello. Allora, è ancora un pochino giù, indietro, sì, dobbiamo aspettare adesso che si caramellizzi e poi andremo ad aggiungere, una volta che è bello giallino, che ha preso il colore del biondo, andiamo fuori dal fuoco, facciamo vedere il procedimento. Sì. Andiamo ad aggiungere il burro, ok? Quindi, acqua, zucchero, 60 grammi di zucchero e 3 cucchiai di acqua. E poi anche andiamo a aromatizzarlo con un paio di cucchiaini di succo d'arancia, ok? Esatto. E questo sarà il risultato, esatto, guardate, il risultato, vedete, è questo che qui. Bello. Vedi? Com'è bello il caramello. Ha preso il colore biondo del caramello, c'è il burro che ci serve, esatto, per lucidare poi tutto. Vedete? E lo andremo a versare adesso questo qui. Guardate che bello, ve lo faccio vedere. Lo versiamo? Sì, lo versiamo, così si vede. L'hai imburrata? L'ho già imburrata. E così adesso potremo andare a sistemare sopra le nostre fette d'arancia. Va bene? Ecco. Ci lo distribuiamo bene, ma questo adesso si rapprende perché c'è il freddo, ma poi si scioglierà bene col caldo. Quindi non fateci caso, anche se non va da tutte le parti, non importa. Esatto, perché ha contatto col freddo. Quindi abbiamo fatto questo caramello con 60 grammi di zucchero, 30 di burro, 3 cucchiai di acqua e 3 cucchiai di succo di arancia, più o meno, questo. Quindi sì, l'abbiamo lasciato lì finché appunto con uno step, prima lo zucchero e l'acqua, poi abbiamo aggiunto il burro e infine abbiamo aggiunto l'arancia. Si può fare anche caramello secco, Antonella, però a secco magari rischia di bruciarsi, dobbiamo stare molto a controllare. Invece se aggiungiamo quel goccino d'acqua ci permette un attimo, ecco, di continuare, esatto, a fare le altre cose. In questo caso tagliamo le arance. Poi noi che siamo un po' distratti, a voglia, magari tante cose, poi uno ci chiama, eccetera. Mamma mia, guarda, l'altro giorno ho detto metto una cosa a scaldare nel forno, mi sono completamente dimenticata.
E a un certo punto, certo, perché mi sono completamente dimenticata. Mannaggia. Sono andata a fare delle altre cose, presa da altre cose. Vabbè. Ma facciamo un po' tutte così, le è mamme normale. In casa, no? È capita. Normale. Allora adesso facciamo la nostra torta, che dobbiamo giusto. Mettere sopra. Quindi tre uova, le andiamo a montare un pochino con lo zucchero. Esatto, perché qua abbiamo fatto la base della torta, il nostro esatto. caramello, ma adesso dobbiamo fare la torta. E tre uova. Sì, poi mettiamo 160 grammi di zucchero, mi sembra di ricordare. Sì, adesso guarda, te lo dico. Vai. 160 grammi di qualche zucchero. Cosa mi ricordo, io i numeri sono un po'... No, no, ma ci abbiamo il nostro Luciano per quello. Però non lo so se anche ci suggerisce, te. Ma... I numeri, perché i numeri è una cosa che o te li ricordi allora, o non te li ricordi. Devo dire che io fino ai 50 anni non so come mi ricordavo tutto. No. Perché? Non so come mai mi ricordo più niente, ma però vabbè. Sai, ci sono le persone che ricordano le date dei compleanni. Adesso c'è il telefonino, io scrivo tutto, io mi fa blin, blin, blin e mi ricordo, no, se no un casino. A me dispiace, io non ricordo più niente, va bene. Poi, allora forse come no, dici no, tu. No, purtroppo qualcosa bisogna lasciare indietro, meglio qualche numero che... E altro, e altro. Allora. Ricordati di me. Sì, ricordati. È vero. Bella trama, questa canzone bellissima di Antonello Venditti, meraviglioso. Sì, a mio marito piaceva tantissimo Venditti, da ragazzo io non lo conoscevo perché... Beh, Roma, non era Roma. E tu sei di Sassuolo, per cui quando sei arrivata a Roma... E me le ha fatte conoscere tutto in quel periodo lì, quindi quando ero giovane, ero Venditti, il massimo, bellissimo. Che bello, vedi? Ecco, quello te lo ricordi però perché eravamo ragazze. Sì. Allora, tre uova, 160 grammi di zucchero. L'olio, mettiamo olio a filo, così lo andiamo. Io quanto olio, ed è 90 di olio di semi di mais. Adesso sì. sono facili, perché è tutto 90, io gioco anche su questa cosa. Brava. Possiamo spegnere, perché abbiamo montato bene tutto. Cioè, abbiamo montato già con l'olio, adesso andiamo ad aggiungere a mano tutto il resto. Allora, succo di arancia, perché noi avremo poi esatto. spremuto e ottenuto un bel succo d'arancia, e sono anche qui 90 grammi. Adesso è facile, Antonella. Tutto 90. Facile, sì. 90 di latte. Esatto. Mettiamo anche la nostra scorzetta d'arancia. E non si butta niente di sta torta, vedete? No. La scorza. Facciamo, spremiamo e poi ci grattugiamo la nostra scorzetta d'arancia. Poi andiamo ad aggiungere tutti questi ingredienti che sono... Tutti... Sì, diciamo quello è un pizzichino di sale, ok, che lo metto perché poi me lo dimentico sempre. Le farine, le abbiamo setacciate prima. Abbiamo la 250 grammi di farina 0, 00, quella che preferite usare voi, e 50 grammi di amido, di mais, ok? Ok. Così. E poi per ultimo tre cucchiaini di lievito per dolci. Basta. Lievito ci va sempre, lievito. Lievito sempre, a meno che non si fanno i pan di Spagna, come ci ha fatto vedere Luca. Insomma, queste torte che hanno altri agenti lievitanti, no? Così. Certo. Queste torte morbide è sempre bene metterlo. E basta. Adesso noi andremo a versare proprio con molta tranquillità e molta così, semplicità questo composto sulle nostre arance, sulla nostra... Ma vedete, qui... Sul caramello e le arance. Sì. Ma tu fai una specie di tartatencio che quando... Dopo la... sì, si rovescia. Ah, sì. Vedi che meraviglia. Infatti adesso daremo tutte le dritte. Vai. Così lo buttiamo tutto dentro, che non si spreca nulla. Questo senti che profumo. Meraviglioso. Io dico sempre che prima o poi siamo arrivati a tutto, arriveremo alla TV che profuma. Cioè voi accenderete naturalmente con un'altra conduttrice, un'altra vita, perché io insomma non è che voglio stare qua ecco. A cucinarsi. Magari ci sarà Lorenzo che è giovane ecco. E lui accenderà la televisione e dirà sentite il profumo. E avrò una parrucca bionda. No, sarai tu, perché no? Un piano preciso. Senti, questo va in forno sì? a 180 gradi per circa 40 minuti. 180 gradi, 40 un'indicazione, c'è un campanello? Guarda no, guarda che bello. È bello, sì. 170 o 170, 180. Sì. 170. Dipende, sai, se è statico passiamo a 180, se invece è ventilato potete mettere poi 170. Ognuno conosce il suo forno. Oh, perfetto. Ecco. Quando l'abbiamo sfornata dovremo tenerla lì ferma circa 10 minuti, un quarto d'ora. Appena vediamo che sia un po' intiepidita la andiamo a scravoltare, non c'è problema, non c'è sorpresa, viene così. Quindi posso fidatevi. Farla vedere? Vai, che così mettiamo sopra. Guardate che meraviglia, no, ma guarda, guarda che roba. Sono i colori che sono belli, no? Ah, i colori, proprio guarda,
Tra l'altro sembra un po' la Sicilia di Fabio, che no? Bello. Queste arance oggi. Dopodiché voi nella lista degli ingredienti vedete che c'è dell'altro succo d'arancia e dell'altro zucchero. Lo scaldate un pochino e ottenete di nuovo un pochino, uno sciroppetto un po' più denso, che adesso è il massimo, perché io consiglio di versarlo su questa torta, perché così la andrà a lucidare, a imbebire, no? Diventa una torta bella buona, insomma. È vero. Quello lì lo potete tenere magari per il dopo pasto. Esatto. Quella che mangiate a colazione senza il succo. Grazie Nat. Dai. Ci vediamo venerdì prossimo. Okay. Io vado da